La prossimità e la vicinanza al territorio e alle persone sono i pilastri su cui si basa la Banca San Felice 1893, un modello di business consolidato nei 130 anni di esistenza che si festeggiano quest'anno e portato avanti con orgoglio dai 130 colleghi attuali. Al Civico 23 di Piazza Matteotti a San Felice sul Panaro vi è la sede principale della banca, la modernità che si sposa con le tradizioni, come dimostra l'archivio storico in cui si trova custodita la documentazione contabile e amministrativa della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento. Dalla fondazione nel 1893 ad opera del lungimirante Emilio Tosatti ai giorni nostri. Questo è un tributo che noi abbiamo voluto fare nascendo da un'idea successiva al terremoto. Il terremoto e la ricostruzione, il restauro della nostra sede storica ci ha permesso di recuperare e ritrovare tutta la documentazione contabile dei primi del Novecento e di fine dell'Ottocento. Tutta questa documentazione, che è la documentazione contabile, proprio libri di lavoro e amministrativi, li abbiamo trovati, erano custoditi, un po' accatastati, e abbiamo deciso di valorizzarli e quando la banca ha rifatto questo immobile, questa parte, che era un sottotetto, è stata deciso di usarla per tributare la storia del lavoro dei dipendenti, dei colleghi, dei fondatori che si sono avvicendati nel 130 anni di storia, perché poi questo è anche l'anno in cui noi festeggiamo i 130 anni della fondazione e ci sembrava il momento giusto per fare questo tributo. Qui vengono conservati quindi tutta questa documentazione che è la vera testimonianza dell'homo faber, cioè dell'uomo che ha lavorato e che ci ha permesso anche di essere qui e continuare la nostra attività quotidiana e vuole essere un ricordo e anche uno stimolo, perché se ci riuscivano a fare 130 anni fa, alla fine dell'Ottocento, noi dobbiamo essere spronati a fare anche meglio. E poi alla fine anche la capacità di dare una testimonianza storica, perché noi crediamo che la storia di un'azienda all'interno di un territorio rappresenta anche la storia di quel territorio. E quindi sono tanti elementi storici che possono essere captati, che possono essere trovati e valorizzati. Per esempio, vi facevamo vedere prima i diagrammi che raccontano i primi 12 anni della storia, la capacità di saper scrivere, saper fare le scritture in bella calligrafia, le locandine e i manifesti, che per esempio quello è un manifesto dell'inizio del Novecento, ci sono ancora i caratteri font che sono quelli che sembrano quelli del Far West, però erano i font originali dell'epoca. Una banca solida e aperta ai giovani, che ha concluso il 2022 con oltre 2 milioni di utile, come racconta il dottor Federico Mazzoli, direttore commerciale. Quindi siamo una banca autonoma, una banca popolare, una cooperativa per azioni in cui i soci votano ancora con il voto capitale, quindi una testa un voto. Per noi è molto importante tributare il fatto che siamo una banca commerciale, una banca tradizionale, quindi non siamo una banca che opera in mercati rischiosi, che non opera in derivati, ma che fa dell'attività bancaria tradizionale il nostro cavallo di battaglia, nel senso che noi raccogliamo dai risparmiatori e prestiamo denaro a chi vuole intraprendere attività imprenditoriali o vuole acquistare prima casa oppure vuole fare dei finanziamenti per realizzare dei progetti patrimoniali e di vita. E allo stesso tempo facciamo una importante opera di consulenza finanziaria per tutti quelli che sono gli aspetti economici ai nostri clienti. Questo è il nostro modello, è un modello che si fa della prossimità e della vicinanza, il nostro modello di business. Noi anche durante tutta la sventurata vicenda del Covid non abbiamo mai chiuso le filiali, abbiamo sempre continuiamo a ricevere i nostri clienti. Ci vantiamo il fatto di dire che chi chiama la nostra banca può conoscere di faccia praticamente tutti i dipendenti. Quindi facciamo della vicinanza, della disponibilità della nostra clientela veramente il nostro fattore distintivo e anche un vantaggio competitivo. Quindi il radicamento col territorio era importante ai tempi del fondatore Emilio Tosatti ed è un E valore continua ancora aggiunto oggi. portato avanti. Noi in questo anno di celebrazione del 130esimo anno stiamo veicolando all'interno dei nostri colleghi, dei nostri
fa parte insomma della nostra forza lavoro, lo spirito del fondatore. Noi vorremmo che ogni giorno tutti i nostri dipendenti si sentissero un po' pervasi da questa energia che aveva il fondatore, che è riuscito a mettere insieme 97 persone nel 1893 e fondare una banca. Non era un'impresa facile. Noi oggi dobbiamo tributargli col nostro lavoro questo impegno e sentirci un pochettino dei fondatori. Un vostro, insomma, leitmotiv, vostra banca piccola ma forte. Sì, questo è un claim, un motto dalla sua fondazione, voluta dai fondatori. È rimasta tale perché è rimasta una piccola banca. Si spera sempre più forte, sempre più stabile. Ha attraversato momenti di difficoltà e criticità, come tutte le imprese e tutte le aziende, attraversando vari momenti di congiuntura economica e anche sociopolitica. È una banca che per la sua dimensione e per la sua cultura organizzativa può essere un punto di riferimento a livello di vicinanza nei momenti importanti di programmazione patrimoniale e finanziaria di tutti i suoi clienti. Questo è il modello che noi vogliamo, e anche per imprenditori. Il vantaggio di avere a che fare con una banca non di grandissime dimensioni e presente su un territorio e raggiungibile abbastanza in modo facile, è che dal piccolo risparmiatore o anche dall'imprenditore può avere contatto diretto con la direzione generale, quindi programmare, costruire quello che è il supporto finanziario che una banca può dare in qualsiasi momento di esigenza di imprese o di risparmiatori. E per questi 130 anni avete previsto qualcosa di particolare? Allora, questi 130 anni stiamo ragionando su fare una serie di iniziative legate al comune, alla Pro Loco di San Felice o anche iniziative ad hoc. Fra queste, per esempio, noi siamo da sempre vicini al prodotto tipico che è il salame di San Felice, nel quale insomma anche la banca ha qualche luogo particolare all'interno del suo immobile storico, come il caveau del salame di San Felice. Quest'anno abbiamo rifatto, dopo il periodo del Covid, l'assemblea in presenza, e ci accingiamo a sviluppare quelli che sono tutti gli eventi che potremo organizzare durante il corso dell'anno. Per esempio, uno è già stato fatto alla fine del 2022, che è stata la presentazione della prima del film Il grande giorno di Aldo Giovanni Giacomo, con cui la banca ha una storica collaborazione, quindi la banca, anche pur avendo 130 anni di storia, si muove anche con collaborazioni anche abbastanza contemporanee col mondo del cinema. E quindi ogni anno ragioniamo su qualche evento particolare da proporre ai nostri soci, clienti e del territorio. Quindi una banca, radici solide, però anche una banca aperta ai giovani? Aperta ai giovani, aperta alle nuove iniziative, aperta il vantaggio di essere una banca autonoma, quindi non facciamo parte di nessun altro grande gruppo, ma siamo indipendenti e autonomi, è quello che possiamo sviluppare ogni iniziativa che la contemporaneità delle situazioni di mercato ci offrono. Quindi potrebbero essere le attività di sponsorizzazione di film, come dicevo il riferimento prima, oppure un forte affiancamento e consulenza per tutto quello che riguarda il 110, i crediti d'imposta, o iniziative legate per esempio ai mutui fatti alle giovani coppie con le garanzie Consap. Quindi siamo in grado di scegliere ogni iniziativa che ci sembra più adeguata per la nostra clientela.